Da Milano per Luigi Diaco da Roma, come già anticipato, con noi la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Onorevole, buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Buongiorno onorevole Meloni, ieri una missione europea in piazza a Bruxelles per portare la voce dell'Italia libera e sovrana, come lei ha detto, che non vuole farsi prendere in giro da Conte e non si piega ai diktat europei. Tra poco ci torneremo su questo, sulla sua battaglia sul MES, ma vorrei chiederle una sua dichiarazione, un suo commento sul duro attacco del capo dello Stato agli evasori. Ieri ha detto una cosa indecente: tolgono le risorse per aumentare gli stipendi e le pensioni. Ma guardi, ovviamente io sono d'accordo sul fatto che l'evasione sia una piaga che va assolutamente combattuta, però rimane il fatto che dobbiamo capire dove sta. Cioè, quella, l'idea che ho io è che si continui a parlare di evasione come se in Italia il problema dell'evasione fossero davvero i commercianti, e non si capisce che noi abbiamo uno Stato che fa il forte con i deboli e il debole con i forti, e all'evasione miliardaria, la cosiddetta grande evasione, invece decide di non guardarla proprio. Le faccio un esempio: noi stiamo discutendo la manovra economica e finanziaria. Fratelli d'Italia ha fatto due emendamenti sul tema della grande evasione. Uno è stato sicuramente bocciato, l'altro vedremo che fine fa. Uno è quello sui colossi del gioco, del web. Cioè, noi abbiamo delle grandi società del web che in Italia guadagnano miliardi e miliardi di euro e che complessivamente tutti insieme lo scorso anno hanno versato 64 milioni di euro allo Stato italiano, che è quello che pagherebbe una media azienda. Ok? Noi abbiamo presentato un emendamento per tassare finalmente le società del web col principio dell'imposta di bollo, cioè diciamo tassando sulla base del numero degli accessi. Vediamo che cosa accade al governo. Secondo esempio, noi abbiamo centinaia, migliaia di extracomunitari cinesi e compagnia cantante che aprono e chiudono decine e centinaia di imprese senza mai versare un euro allo Stato italiano. Perché? Perché per loro è molto più facile scomparire. Quindi aprono un'impresa, la chiudono prima che lo Stato cominci a fare i controlli, diciamo 2 anni e mezzo ci vuole, ne aprono un'altra e lo Stato, siccome va a trovare Jung Wung, se la va a prendere con l'imprenditore italiano, nome, cognome, eccetera, e gli chiede praticamente anche i soldi di quello che non ha pagato. Io ho fatto un emendamentino sul modello che funziona nelle altre nazioni. Caro extracomunitario, se vuoi aprire un'azienda in Italia lo puoi fare tranquillamente, ma mi devi dare 30.000 euro a titolo cauzionale, che io piano piano ti scaricherò dalle tasse, così sono certo che paghi anche tu. Sai che cosa ha fatto il governo che voleva combattere l'evasione fiscale, il carcere, le grandi evasioni? L'hanno bocciato. Allora andiamo a prendere dove sta l'evasione, perché invece non andare a prendere l'evasione, banche multinazionali, società del web, grandi colossi, extracomunitari, e poi andare a massacrare il commerciante che ha già una tassazione al 47,8%, chiaramente diventa una cosa un po' pesante per chi vorrebbe lavorare, vorrebbe uno Stato che ci aiuta a lavorare e non fa di tutto per farti chiudere. Senta, onorevole Meloni, il governo la settimana scorsa sembrava particolarmente traballante, no? Cioè, c'erano dubbi, si facevano battute sui panettoni e sulle colombe, e nelle ultime ore sembra invece che la situazione sia andata nettamente migliorando, o comunque insomma si comincia a ragionare di qualche cosa che si protrarrà nel tempo. Ci crede? Guardi, io poco, francamente. La questione del governo è abbastanza palese, nel senso che ci sono due spinte contrapposte che si muovono. Da una parte, che poi forse in realtà sono anche un po' la stessa cosa, no? Cioè, da una parte c'è un governo che disperatamente, c'è una maggioranza che disperatamente vorrebbe arrivare più avanti possibile perché ha chiaramente paura di misurarsi con il consenso degli italiani. Dall'altra parte, però, questa paura di misurarsi con il consenso degli italiani, cioè questa consapevolezza di non avere abbastanza consenso, abbastanza voti, porta i singoli attori a doversi per forza distinguere dal resto della compagine. Per cui noi abbiamo praticamente una maggioranza che non condivide niente, non va d'accordo su niente, litiga su tutto, hanno votato la manovra, sono usciti dal Consiglio dei Ministri, hanno cominciato tutti quanti a dire: io non c'entro niente, io non l'ho votata, a me questo non piace. PD ha presentato il doppio degli emendamenti nostri, che noi saremo un partito dell'opposizione e loro di maggioranza. Ora, che cosa accade? Governare oggi non è una cosa facile. Per governare oggi servono visione, gioco di squadra, coraggio, credibilità, un'idea molto chiara. L'Italia, io sono rimasta scioccata dalle parole del ministro dell'istruzione Fioramonti del 5 Stelle, che ha detto: il Movimento 5 Stelle non ha un'idea di paese. Amico mio, se non avete un'idea di paese,
non dovreste candidarvi a governarlo, no? Onorevole, onorevole il della politica avere un'idea di paese. Una visione, come si dice in questi casi. Detto che chiediamo scusa ai nostri ascoltatori perché la qualità del collegamento abbiamo provato, ma era il migliore possibile. Onorevole, a proposito di... Mi piace, ma io ho anche una voce, mi scuso anche io. No, no, non è la voce, è il collegamento, per carità. Proprio in una battuta conclusiva, per salutarci, a proposito di visione paese, lei ha parlato, no, del rapporto non sempre facile, per esempio, col commerciante non italiano. Ha sentito il pezzo di Zalone, che ne pensa? Le giuro che non l'ho ancora sentito, me ne tolgo, perché me l'hanno mandato un sacco di persone ma non sono riuscita a sentirlo, per cui le devo chiedere scusa, ma lo devo ancora sentire. Se avrà modo, ci sentiamo più avanti. Devo dire che apprezzo l'onestà dell'onorevole Meloni, perché molti stanno commentando questo brano e questa operazione, che poi sarà un film che uscirà a gennaio, senza aver né ascoltato il brano e senza ovviamente aver visto il film. E quindi questo... Senta, Meloni, prima di salutarla, ieri è stata a Bruxelles per ovviamente la battaglia contro il MES. Il 20 dicembre c'è un'iniziativa importante, quale? Il 20 dicembre sono gli auguri di Natale in piazza di Fratelli d'Italia, come sapete noi siamo molto legati ai simboli della nostra tradizione, quindi un onore per evidente e tutto quello che serve per celebrare dignamente il Natale in una nazione nella quale il Natale si nasconde o si celebra, ma rischia di diventare solamente una scusa per mangiare tanto e per scambiarsi un po' regali nella migliore tradizione costruita. E invece Fratelli d'Italia, piazza Capranica, venerdì 20 dicembre a Roma dalle 17:30, una festa di Natale con i fiocchi per chi vuole venire a festeggiare il Natale con noi. Perfetto, grazie davvero a Giorgia Meloni, grazie, buona mattinata, a voi, buona buon lavoro. Giornata. RTL 102.5.